Ciao, benvenuti nel secondo video riguardante l'argomento della tretinoina. Ripeto anche in questo video, chiunque avesse intenzione di intraprendere questo percorso con questo retinoide, che comunque è un farmaco, di rivolgersi a uno specialista, a un dermatologo, a un medico competente, perché la mia esperienza che porto qua sul canale è solo a scopo informativo, ma io non sono un medico e non ho le competenze per esprimermi in terapie, dosaggi, perché non sono la persona più adatta. Questo sia ben chiaro. L'avrete già vista anche su altri canali, perché se ne è già parlato e straparlato negli anni. Ognuna poi ha la sua metodologia, il suo credo, il suo modo di utilizzarla. Anche i dermatologi stessi sono discordi e contrastanti su determinati utilizzi e via discorrendo, perciò io qua vi racconto come la utilizzo io, quali sono le mie procedure, quali altre creme associo, idratanti quando utilizzo questo retinoide. La crema è questa qua, è la tretinoina Same, è 0,05% il grado di concentrazione del farmaco. Modo e tempo di somministrazione, anche lì ci sono diversi credo. Facendo un discorso generale, non in prima persona, c'è chi la inizia ad utilizzare iniziando l'applicazione una volta alla settimana. E per il primo mese fa un'applicazione alla settimana, il secondo mese fa due applicazioni alla settimana, magari distanziate, nel senso che non farà lunedì e martedì, ma farà lunedì e giovedì e così via. Il mese successivo farà tre applicazioni, il quarto mese quattro applicazioni fino ad arrivare ad utilizzarla. Tutte le sere, perché sempre di sera si utilizza la tretinoina, mai di giorno. Un'altra modalità è quella di iniziare ad applicare la tretinoina la prima settimana una volta, la seconda settimana due volte, la terza settimana quattro volte, e così via fino ad arrivare ai 7 giorni. Anche qua dipende, perché ci sono certe persone che utilizzando questo metodo magari 4 volte la tollerano, 5 volte cominciano ad avere spellamenti eccessivi, pruriti eccessivi, quindi questo significa che bisogna diminuire la dose di farmaco che si va a mettere e quindi diminuire. E di un giorno scalare di un giorno il dosaggio e quindi non utilizzarla per dire 4 volte ma 3 volte alla settimana, anche perché la pelle si deve abituare. Piano piano la pelle si abituerà a questo farmaco e sempre meno si avvertirà la sensazione di prurito, di fastidio. La voglia, proprio il fatto di sentirsi tirare, grattare la pelle è una cosa del tutto abbastanza normale. Per quel che mi riguarda, io all'epoca iniziai così provando, dico, se vedo che ho problemi faccio sempre tempo a tornare indietro. Io la cominciai ad usare applicandola una sera sì e una sera no. Tra un'applicazione e l'altra, distanziata, sempre una buona idratazione, e mi sono trovata bene. E poi col tempo sono arrivata ad applicarla tutte le sere consecutivamente senza mai saltare. Lo stop c'è, lo faccio, come ho già detto ieri nello scorso video, perché nel periodo primaverile estivo io la interrompo, anche perché credo che sia giusto che la pelle abbia bisogno comunque di uno stacco, di uno stop, perché comunque credo che sia anche si dia alla pelle anche una sorta di, poi di assuefazione. E poi non sono d'accordo sul fatto di usare un retinoide che è fotosensibile anche d'estate. Dermatologi stessi lo comunque dichiarano, anche se c'è una parte che dice anche il contrario, quindi insomma la verità forse sta nel mezzo, non lo so. Comunque io mi trovo bene comunque a interromperla a inizio primavera e poi riprenderla nel periodo autunnale.
Per quanto riguarda l'idratazione, anche qui, guardando su YouTube, girando sul web, c'è chi prepara la pelle prima dell'applicazione con l'idratazione, con l'acido ialuronico, con la crema idratante. Io questa è una procedura che non faccio, tranne che detergere per bene la pelle, come adesso in questo momento io deterso bene la pelle perché l'andrò ad applicare. Allora vado a detergere, a pulire a fondo per togliere tutte le impurità, ma non vado a mettere creme che aiutino a stendere la tretinoina, perché anche se ne basta, ce ne vuole poca e comunque non è molto, diciamo, corposa che si riesce a tirare su tutto il viso. E io trovo che non sia indicato aggiungere dei supplementi per applicare il farmaco. Il farmaco va applicato da solo. Poi a distanza di ore, io adesso lo applico, siamo a metà pomeriggio, ma per fare il video non è un problema oggi, anche perché se poi dovrò uscire piove, non è neanche il problema del sole. E comunque sia, poi stasera la pelle l'ho lavata adesso metto la tretinoina, quando andrò a dormire metterò dell'acido ialuronico. Anche come creme idratanti è consigliabile mettere creme che non contengano ingredienti aggressivi, astringenti o con alcol. Quindi il mio consiglio, con quello che io mi trovo maggiormente bene, è l'acido ialuronico in siero o in crema. Chiaramente non profumato, perché le creme profumate sono agenti chimici aggressivi che vanno a cozzare con questo farmaco e creano irritazione. Inizierò poi ad usare anche l'altra crema di cui vi ho parlato, che è altamente idratante, che ha le stesse funzioni di appianamento delle rughe, l'eliminazione delle macchie solari, non è comunque un retinoide, ma si tratta di un'altra cosa, di un altro tipo di pomata, di farmaco, però è molto molto idratante e la trovo ideale da combinare con la tretinoina. Ma della cre di questa crema ve ne parlerò nel video prossimo. E se riesco nel video di domani. Dove si applica sta tretinoina? Dunque, anche lì guardando in giro, assolutamente fanno la barriera, si fanno i disegnini in faccia delle zone off limits dove non deve entrare in contatto la tretinoina. In effetti ci sono zone in cui la tretinoina non ci deve finire, tipo il contorno degli occhi, vicino alle mucose, quindi narici del naso, la bocca, però poi vedi delle cose che in questa crema viene proprio spalmata quasi come se fosse una crema generosa idratante che te la spalmi dappertutto e l'applicazione è anche un po' così alla buona, no? E invece, visto che già è poco il prodotto che si utilizza, va messo nei punti strategici e poi va ben disteso e massaggiato da far assorbire. Poi, dove va messa? Dipende. Io l'anno scorso, forse 2 anni fa, ho provato anche a metterla sul collo e sul décolleté. Sinceramente, a me ha creato un'irritazione pazzesca che dovevo andare con un foulard al collo perché ero veramente bruciata, bruciata completamente, perché poi la pelle del collo è molto sottile. E poi se io vado a vedere dico perché devo mettermi sta crema sul collo quando in realtà io segni di cedimento o micro rugosità nel collo e nel décolleté io non ne ho. L'unica cosa che si può fare è chiaramente anche sul dorso della mano. Cosa si può fare? Una volta che si è terminato di utilizzare sul viso, comunque un po' di rimanenza sulle mani resta, perché resta e basta, è quel tanto che basta che si può anche andare ad applicare un po' sulle palpebre e tirare in questo modo, è già più che sufficiente. Massaggiare anche il collo dal basso verso l'alto col residuo che rimane sulle mani e la stessa cosa anche sul décolleté. Da una volta all'altra, quando finiamo di distenderla sul viso, per dire una volta si può fare le palpebre,
la volta successiva, quello che rimane, quel poco che resta sul collo, e la volta successiva dopo sul décolleté, in modo che si abbia proprio una minima parte di retinolo che vada sulla zona, ma non pesantemente. Ma torno a ripetere, questo per quanto riguarda la mia esperienza personale, perché per me, soprattutto qua sul collo, è stato deleterio. Ho dovuto mettere creme molto molto idratanti prima che andasse via l'irritazione. Quindi io sul collo non, questo trattamento non lo reggo. E cosa si utilizza per l'idratazione? Come ripeto, l'acido ialuronico, la crema di cui vi parlerò domani per non fare troppo minestrone di creme, di parlare di troppe cose messe insieme, e c'è anche chi usa la connettilina, che è sempre una pomata a base di acido ialuronico. Io l'ho provata, però mi dà un leggero bruciore, anche perché non è totalmente senza profumo, e molto probabilmente quello insieme alla tretinoina Same mi dà irritazione, perciò io ho optato per l'acido ialuronico. Io sto utilizzando quello di Bottega Verde, che è molto buono. Adesso qua non l'ho portato, magari ve lo farò vedere domani, ma già ve l'avevo fatto vedere. È acido ialuronico senza profumo, è in siero e mi ci trovo benissimo. E un consiglio: prima di iniziare ad applicare la tretinoina, giusto per creare barriera, per non sbagliarsi e andare a finire magari con la crema sulle labbra, vi consiglio di mettere un po' di burro cacao. Io adesso ho qua questo burro cacao che l'avevo, ecco, appena aperto, sì, che mi è stato regalato. Questo qua è un burro cacao completamente naturale, è un artigiano che lo produce, è al limone, è molto molto idratante. Quindi io adesso, per delineare, proprio far barriere in modo che non vado con la tretinoina sulle labbra, mi do una bella passata di questo burro cacao. Perché poi ci sono tante che dicono la zona praticamente è dalle sopracciglia in su. Questa parte va eliminata fino qua e poi si scende giù fino qua sotto al mento. Quindi questa parte qua non deve essere trattata. Invece no, questa parte qua deve essere trattata perché è la parte dove si formano comunque le rughe. Gli angoli del naso si va gradatamente, magari si salta un'applicazione e non si dà. Per dire tutte le sere, se si dà tutte le sere, bisogna modularla e calibrarla, bisogna imparare a conoscere la pelle e sentire finché regge. Quando l'irritazione si fa pesante, che non si sopporta, bisogna ridurre un attimino e tornare allo step quello precedente per, diciamo, normalizzare di nuovo la situazione. Allora, adesso io la apro questa confezione. Questa è la terza dose, è un tubetto da 20 grammi. C'è chi dice di usare prodotto quanto un centimetro per me è tanto, perché io un centimetro forse la do in 3 giorni, forse, ma perché io la uso tutte le sere, ma anche usarla distanziata un centimetro è davvero tanta. Infatti non è che troppo è meglio, perché si possono procurare anche delle lesioni, perché usata in malo modo è acido che va a bruciare, a creare addirittura non solo l'irritazione classica che può creare, ma proprio dei veri e propri eritemi, delle scottature. Quindi attenzione. Ora io vi mostro. C'è chi dice appunto un centimetro, c'è chi dice un pisello, io dico una perla. Adesso una perla un po' schiacciata, però le dimensioni sono quelle di una perla. Vedo come viene spalmata, come viene applicata questa crema. Prendono con la mano e poi si comincia a fare questo
movimento, ma non è una crema idratante, cioè va spalmata nelle zone da trattare, non da andare così a fare dei ponfi, ma comunque neanche da spalmarla così come se fosse appunto come un filtro solare che lì ti devi impastare la faccia, no? Bisogna andare a segnare i punti. Ad esempio, partendo dalla fronte, so che la devo mettere sulla fronte e mi segno la fronte con qualche porzione sulla fronte. Ho detto che faccio anche le zampette di gallina, quindi mi faccio tre puntini, il contorno occhi lo lascio stare. Faccio le rughe naso-labiali, gli zigomi. Gli zigomi praticamente faccio tre step, cioè 1, 2, 3, tac, così. Lì dove si formano le rughe, come vengono dette, della marionetta. Quindi devo fare tipo una mappatura da avere la dose della crema su tutto il viso. La parte rimanente, ah, dimenticavo la parte centrale qua sulla glabella. Ok. E poi la parte che resta ancora sulla mano vado a fare naso e le pieghe, molto leggermente, e qua non metto altro perché sono delicate, e poi comincio a spalmare. Sulle mani si avanza, sul palmo della mano si avanza, posso fare in questo modo, passarla l'un con l'altra. E ho ancora il dito sporco, posso fare anche questo lavoro. E adesso vado a spalmare la tretinoina sul viso. Vado dal basso verso l'alto. Che poi appunto c'è chi usa la crema idratante per appunto le va a abbinare, a sovrapporre per una migliore stesura. Se si applica bene sul viso, facendo queste dosi su tutto il viso, non c'è pericolo di lasciare scoperta qualche zona. Ho fatto una mappatura. È praticamente impossibile dimenticare o saltare qualche zona, no? Poi faccio le zampette. E vado sempre a tirare all'indietro e anche leggermente tiro su verso le palpebre. Anche stavolta non mi sono portata lo specchio. E poi vado avanti con il resto. E qua assolutamente sì, che è la parte, diciamo, che tende a diventare critica col tempo, no? Quando ho i residui sulle dita passo ancora un po' sul naso, perché appunto, come già vi dicevo, la tretinoina fa anche la magia per eliminare i punti neri, e il naso, come sappiamo, è proprio il punto più dove i punti neri sono
sono padroni del nostro naso. Quindi il naso sì, sempre assolutamente, poi dopo, più tardi, idratazione. Ecco qua. Voilà. A posto. E per oggi con la tretinoina ho finito. Questa sera applico l'acido ialuronico della Bottega Verde, come vi ho detto. Domani vi parlerò dell'altra crema che è molto molto idratante e che ha caratteristiche simili per combattere i radicali liberi, per le macchie solari, per combattere le rughe, ma ve ne parlerò domani. Ah, mi dimenticavo di dirvi il suo costo, che sono solamente 16,50 euro, si trova in farmacia e in teoria con prescrizione medica, ma non credo, perché a me è capitato anche di acquistarla non nella farmacia dove mi servo abitualmente, ma mi è capitato in passato di chiederla in altre farmacie e me l'hanno data così tranquillamente. Forse sarà per la concentrazione non elevata, questo non ve lo so spiegare, però non è vero che ci vuole la prescrizione medica, non è un caso che a me sia stata data così, ma ho sentito già anche altre persone che l'hanno acquistata senza alcuna prescrizione medica. Questo non sta a significare che voi dobbiate andare in farmacia e acquistarla così senza ascoltare e interpellare il parere di un medico. E basta, mi sembra di avervi detto tutto. Se mi dimentico qualcosa ve lo dirò nel video prossimo di domani per parlarvi del resto. Bene, se avete qualche domanda, se avete qualche suggerimento da dire la vostra, se la provate, se la state facendo come terapia d'urto contro le rughe, insomma, se avete anche voi la vostra esperienza da raccontare o da dare qualche consiglio, dite anche la vostra. E niente, noi ci vediamo domani nel prossimo video. Grazie per avermi seguito e a domani. Ciao!